oggi l'idea è quella di andare in montagna spaccata. Siamo qua da mezz'ora aspettando il nostro turno. Qua, due ore stiamo aspettando il nostro turno per calarci. Tanto gli spaghetti e le vongole sono pronti, per cui... Via dello Spigolo, una cordata, due cordate e Beatrice l'altra. Preparazione del Prusik per Giulia. Poporaro, poporaro, poporaro. Bomba e richiede con le bamboline. Eccoci alla base della montagna spaccata. Sosta numero 0. Sosta numero 0, proprio a livello del mare, sì. Prima sosta, col gela, che si sta gelando. E si congela. Giulia, ammirata dai turisti. Facci fare bella figura, giù. Seconda sosta. E adesso questo camminaccio. Vamonos. Allora, com'era questo tiretto? Bello. Il camminetto. Piaciuto? Bello. Bello. Bello è impossibile. Terza sosta. Angela che si sta deliziando nel dietro. Non è vero. È uno scarsone. Vediamo bene il gela. Sei da primo, che bravo Gela! Essere sfottuti così, sbeffeggiati. E messi su YouTube tra l'altro. Ok, quando vuoi. Raga, non ti sto più facendo sicura, Giulia. Guarda. Vado, vengo su in free solo. Vai, vieni su in free solo. Dopo aver danzato per 150 metri su una verticalità sul mare. Nonno puffo. Sospinta dai venti, dalle brezze marine. Nelle mani del gela adesso. E anche questa vetta è conquistata. Gela. Bravi. Grazie mille, è stato un piacere. È stato un piacere, dovevamo dire noi, però va bene lo stesso.
Allora com'è andata? Bene, è sempre bello scalare in montagna spaccata. Pensate, via dello Spigolo, prima volta che l'ho fatta, era stata la seconda o terza via che facevo con il crew. E a un certo punto è arrivato mio padre sotto con la barca a illuminarci la via, perché avevamo fatto tardi. Quindi lui stava col faro, ci hanno messo probabilmente meno a fare l'Eiger che noi a fare la via dello Spigolo. Però è stato bello, perché c'era papà, il faro.